Allora ditelo. Nascondete forse qualcosa? È possibile tutte queste coincidenze, poiché la pandemia di coronavirus coincide con il più importante avvistamento di UFO nel mondo. Non credo che abbia a che fare con delle fake news. Luci misteriose o geti nel cielo sono stati segnalati in questo periodo in tutto il mondo. Un picco di avvistamenti non l'avevamo dal 1989, quando tantissime persone asserirono di aver visto degli strani dischi volanti in cielo. Quindi, ricapitolando, se fossero stati veramente gli UFO, chiamateli come volete, ad aver lanciato sulla Terra questo virus, per noi forse sarebbe quasi la fine. Come sappiamo, noi siamo un loro esperimento. Tra le più recenti testimonianze di pochi giorni fa, arriva da Chiavari. Un uomo era in casa quando dalla sua finestra, che si estende a tutta la parete, ha notato passare un oggetto luminoso bianco e di forma sferica. Incuriosito, ha provato a vedere se potesse essere ancora visibile, ma in poco tempo quell'oggetto misterioso è sparito nel nulla. Il testimone ad ogni modo è risultato affidabile ed è abbastanza scettico per quanto riguarda la tematica sugli UFO. Ha contattato immediatamente l'Associazione Ricerca Italiana Aliena per segnalare l'accaduto e per conoscere se qualcun altro avesse visto qualcosa di simile. In effetti, nella sede dell'associazione è giunta poco dopo un'altra testimonianza abbastanza simile alla prima. L'oggetto sembrerebbe corrispondere a quello che abbiamo descritto poc'anzi, di medie dimensioni e luminoso. In realtà, nella zona di Portofino, Lavagna, San Margherita Ligure, Rapallo, Sestri Levante, Zoagli, è sempre stato teatro anche in passato di altri avvistamenti. Perciò, cerchiamo di guardare al di là del nostro naso, di prendere almeno come ipotesi che tutto ciò potrebbe essere opera di un'entità a noi sconosciuta e decisamente superiore che tutto ciò. Non è soltanto frutto della mia fantasia, di qualcun altro che la pensa come me. Loro ci osservano. Questo virus potrebbe essere un test apposito per analizzare come noi inferiori stiamo reagendo. Potrei continuare con altre testimonianze fatte in questo periodo, non solo in Italia, ma anche in Gran Bretagna, USA, Belgio, tra l'altro, dove ultimamente si sono verificati tantissimi avvistamenti, e Francia. Ma va bene così. Il mio messaggio era quello di prendere almeno in considerazione che questo virus non è opera e frutto dell'essere umano.